del Neri del Veneto, che siamo in sette, ci siamo associati appunto per interloquire meglio con le istituzioni. Prego Paolo. Bene, buongiorno a tutti, buon lavoro fin da adesso. E porto i miei personali saluti a tutti del Consiglio e auguriamo il Consiglio che questo convegno, questo seminario sia di aiuto a tutti quanti per capire ormai inserito il tema del cambiamento climatico e poi non si discute più, ovvero è in corso e si tralascia ormai questa direttiva severo come averlo. Come ingegneri siamo impegnati in questo ambito, quindi nel individuare quelle che possono essere gli interventi per affrontare e ridurre quello dell'aumento di temperatura che è stato immediatamente se poco fa menzionato, e contemporaneamente siamo impegnati negli interventi tipo questo, concreti, come la Presidente prima menzionava, di attività che volte a contrastare quello che purtroppo è sono gli effetti del cambiamento climatico. E, quindi, ottimo questo, ottimo perché questi interventi poi sviluppano tantissimo ingegno da parte di ingegneri e tutti quelli che sono coinvolti, e permettono quindi di risolvere problematiche simili anche in altre realtà. Quindi è una continua evoluzione a fronte di quelle che sono le nuove sfide che affrontiamo per questo contrasto al cambiamento climatico. Non mi sono altro, è proprio per quello che sono i lavori sono interessanti e lunghi, e quindi sono ancora.